Aldo ed Elios, una coppia di amici inseparabili, da qualche giorno sotto i portici di Piazzale Ungheria. Aldo, un mimo parigino, ed Elios, l'inseparabile amica a quattro zampe, insieme in giro per il mondo. Una scelta di vita, spiegherà durante l'intervista l'artista La Strada. Giorni di freddo intenso per chi vive sotto le stelle, le difficoltà sono aumentate, ma sul volto di Aldo il sorriso non è mai scomparso, confortato dal calore del suo inseparabile micio, pronto a riscaldare il cuore del compagno di vita. Poche cose, ordinate sul gradino di un bar chiuso da tempo. Questa è la dimora che accoglie Aldo, in attesa della fine dell'inverno. Aldo ed Elios, due amici inseparabili, una vita in giro per il mondo. Aldo mimo da Parigi, in questi giorni di particolare freddo, sotto i portici di Piazzale Ungheria. C'è stato tanto freddo per ora, Aldo? Sì, sabato era veramente freddissimo. Sabato e domenica, dopo un po' più caldo, però sabato, se non aveva le persone che avevano portato dei coperti, veramente poteva essere una tortura, perché non ha visto un freddo così a Palermo da due mesi che sono qua. Tu hai un riscaldamento particolare, hai Elios, il tuo fedele e affezionatissimo micio, che la notte entra sotto le coperte con te. Eh sì, lui mi porta almeno 2 o 3 gradi di più nel suo cappello, è veramente un riscaldamento che non ha bisogno di luce, è un riscaldamento ecologico, naturale, e mi fa veramente buono alle gambe, ma soprattutto al mio cuore, perché lui mi lascia amore, tutto. Io ti dico una parola, famiglia, tu cosa mi rispondi? Elios, famiglia, Elios, non è numeroso, però grande, Elios, basta. Ti dico un altro termine, libertà. Ah, libertà. Libertà è qualcosa che non si tocca, è qualcosa di raro, e come tutte le cose rare, costano molto, ti costano personale, tu devi pagare questa libertà, tu devi pagare, non con dei soldi, però con l'accettazione delle situazioni, e sempre dirti tu sei felice perché tu accetta di pagare un prezzo carissimo per guardare un po' di libertà. Ma tu mi hai detto che pensi al prossimo e guardi il prossimo anche con un altro occhio quando la sera qualcuno viene. Quello sì, le persone che hanno qualcosa in questo tempo, che vengono, l'ho passato a dei giovani di quasi 17 o 19 anni, che sono passati quando era freddissimo, mi hanno chiesto: tu hai bisogno di qualcosa? Voglio che ti porta una coperta, qualcosa di caldo. Quello riguarda, io dico, ma dai, sono dei giovani e hanno già un cuore che si interessa al suo prossimo. Quello mi dà molto speranza al mondo. Sono loro il mondo futuro.